Oh, buongiorno a tutti quanti, oggi sono solo, solo e solissimo, Duncan non c'è, quindi la mia spalla eh, mi lascia orfano, ma eh, l'importante è eh, che siate tutti collegati, così andremo a, ad approfondire, a conoscere quello che è l'ospite di oggi di Sindacato del Suono, che è Michele Zanello. Ciao Michele, come stai? Ciao a tutti, ciao a tutti, bene, ciao Ricky, ciao Ricky, tutto, come stai, tutto bene? Tutto, a posto? tutto benissimo, tutto benissimo, grazie. Benissimo. Senti, eh, andiamo a bomba su, su quelli che sono Vai. gli argomenti, perché intanto io ti vedo sempre attivo, eh, sì. parteciperete tra l'altro a eh, Mi Dance Tropea, eh, salirete sul, sul palco eh, con un panel speciale dove spiegherete appunto sì. Quali saranno le iniziative? Questo probabilmente sarà anche un po' l'occasione per interfacciarsi dal vivo, senza streaming, senza eh, sistemi webinar, per incontrare anche persone che magari a volte sono un po' lontane, no? anche fisicamente da noi, no? perché è la prima volta forse, almeno una delle prime che si svolge un, un evento legato al, all'industria musicale eh, in Meridione. E quindi è un, un po' un esperimento quello che andi noi andiamo a fare. Ehm, e quindi ci sarà l'occasione appunto di Midnight Milano per eh, entrare in contatto con quelli che saranno i produttori anche del territorio, quindi eh, produttori calabresi e anche delle, de delle regioni limitrofe che, che saranno appunto la Sicilia, la Puglia, eh, la Campania. Ehm, cosa, innanzitutto, come stai? Sei pronto per questa trasferta? E poi andremo ad approfondire anche quello che è il tema, poi, all'interno di Midense e dei, di tanti altri argomenti. Allora, io sto bene, intanto, grazie mille, Richi. Ci sentiamo, ci sentiamo molto spesso, io e te, come sai bene, abbiamo molti progetti. E infatti, infatti ti volevo ringraziare qui colgo un momento live per l'occasione eh, che ci darai a, al Mid Dance eh, dove appunto come hai detto tu è veramente un'occasione a parte la di, di pubblicitaria, ma di contatto diretto con le persone dopo tanto tempo. Eh, dopo quest'anno che non ci voglio neanche non voglio neanche toccare l'argomento, ma eh, è sempre, è sempre diverso il contatto tramite mail o tramite webcam il contatto diretto penso che sia la, la migliore pubblicità che puoi fare perché uh, lì quando parli direttamente con una persona, si sente, si percepiscono quelle emozioni, eh, quel carattere eh, che, ha, che ha la persona che hai davanti e allora riesci a eh, istituire un rapporto, un rapporto che invece è impossibile eh, da, 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 da coltivare tramite, tramite solamente web o almeno non allo ha, ha stesso livello. Certo. Quindi siamo, siamo molto felici di, di andare al Middense e parleremo sia di, uh, di marketing, dell'importanza dei social, sia per le aziende. Quindi anche, come hai detto tu, chi, chi è del locale, produttori uh, possono, possono interfacciarsi e, e interessarsi, ma soprattutto a livello di, uh, di marketing musicale e l'importanza che... Soprattutto al giorno d'oggi hanno i, i social, tutte le piattaforme eh, social per gli artisti. Quindi questi saranno un po' i topic generali che ti ho anticipato un po', ecco. Interessante. Senti, eh, io volevo partire un po' da, da, dal passato, no? Perché in Sindacato del Suono, eh, diciamo che. Eh, Tagliuzziamo, andiamo un po' a frantumare quelli che sono i momenti no, storici, eh, andando a prendere in considerazione quello che è il passato, un po' il presente e un po' il futuro eh, de dell'ospite o comunque del della realtà che andiamo a su cui andiamo ad accendere i riflettori. Eh, come è nato Midnight Milano? Come è nata come agenzia, come società? Eh, com come si è sviluppata? Io immagino che tante cose nascano anche così, in una maniera abbastanza così il, sincera, onesta, organica. Assolutamente sì, cioè, hai già, hai già beccato un po' eh, quello che è stato l'inizio. Diciamo, eh, è nato eh, insieme alla, alla mia passione per, per, i, per i social network, e per, la, per la promozione, per la pubblicità, eh, per la strategia. Io ci ho sempre avuto diciamo, questa, questa passione particolare eh, che è diventata un bisogno perché io eh, suono anche, sono anche un, un musicista e quindi nel 2015 più o meno ho cominciato a suonare con diversi gruppi musicali, tra cui anche alcuni eh, gruppi elettronici e avevamo la necessità la necessità di crearci un'immagine social perché è diventato quello il biglietto da visita, è diventato quello la, la, la copertina, la prima cosa che una persona vede e eh, però non ho trovato nessuno perché relativamente ci troviamo ancora in uno stadio eh, nuovo dei social ci sono ancora tantissime persone che non sanno come si utilizzano e tantissime aziende che non sanno come si utilizzano magari perché non, non ne percepiscono eh, l'importanza figurati nel 2015 quindi quasi sei anni fa eh, era molto difficile trovare un social media manager o qualcuno o soprattutto fidarsi di qualcuno perché sono eh, diciamo ancora argomenti dove regna un pochino il, il caos per tante persone eh, e quindi è difficile anche capire cosa richiedere quindi ero veramente vagavo nel mare e quindi mi sono adoperato da solo ho, ho cominciato a studiare eh, marketing pubblicitario, eccetera, e mh, ho fatto dei corsi e la, la, la scuola migliore che ho fatto è stato provare, provare, provare. Ho buttato via tantissimo tempo, tantissimi soldi eh, sulle, sulle sponsorizzazioni, su queste cose qui, eh, finché eh, ho avuto i primi, i primi risultati, altri gruppi affini, quindi sempre... Nel, nel panorama musicale, mi hanno chiesto di, di aiutarli. Ho avuto ancora dei buoni risultati finché sono arrivate eh, le prime aziende. E le prime aziende che, che ho cominciato a seguire, così erano, si trovavano eh, nei, dintorni, nei dintorni di Milano, eh, e co così anche con i, gli artisti perché, diciamo, io abito, abito vicino a Udine, quindi il panorama musicale che c'è qui non è quello che, che pote, pu puoi trovare lì, eh, verso Milano. Quindi eh, la i contatti che ho, diciamo ce li ho tutti, tutti in quella zona e, e da lì sono partito e sono rimasto affascinato dalle, dalle tre torri e così ho detto anche se eh, adesso facciamo eh, ci siamo spostati, abbiamo qualche diverse sedi, eccetera ma eh, siamo partiti da lì il, e quindi è giusto dare, dare il nome di, di Milano anche se magari non ci troviamo a Milano ma è rimasto, è rimasto il nome e midnight invece è per eh, il mondo della notte perché da lì ah. appunto sono partito con, con, i, con i gruppi musicali che suonavano nei club eccetera e soprattutto una delle prime delle prime aziende che mi ha dato fiducia è stato, uh, è stato Il Cantera, che era una, una, una discoteca molto famosa di Trieste che ha chiuso proprio quest'anno, uh, sulla Baia di Sestiana, bellissima, eh, per, chi, per chi la conosce magari, e mi ha, da, mi ha dato veramente tantissimo, tantissimi contatti tantissime esperienze, quindi uh, se, è sempre relativo al mondo della notte. Quindi Midnight Milano, ecco qui. Ecco la, la genesi. La Senti, come, come siete strutturati a, proprio a livello di squadra? Perché io immagino che a volte uno, non so, può anche volendo copiare anche un'altra agenzia, dire se in quell'agenzia hanno quei tipi di ruoli, eh, magari un motivo ci sarà, no? Oppure tanti ruoli vostri nascono da esigenze e soprattutto che squadra avete, che ruoli coprite? Allora assolutamente sì eh, sono entrambe le cose allora intanto eh, copiare soprattutto nel mondo diciamo dell'arte così è, la, è, 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 è un po' la base diciamo tutti, tutti diciamo eh, c'è una frase che dice eh, alcuni, eh, alcuni artisti diciamo prendono spunto i grandi artisti rubano. E infatti è un po' così, però ovviamente eh, nella, sempre nell'ottica della rielaborazione. Eh, invece, come, come agenzia, tantissime, tantissime eh, nostre posizioni o comunque eh, diciamo, eh, collaboratori si, abbiamo, abbiamo creato il collegamento proprio per necessità eh, qui, che, che lavorano diciamo, in maniera continua. Su, su, nella nostra agenzia siamo uh, 4-5 persone uh, che coprono diciamo, i ruoli dall'assistenza dall uh, dall'assistenza Facebook, che è, 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 è un ruolo molto complicato, quindi dall'assistenza certo. Facebook, dalla, dalla, dalla promozione alla gestione, alla pubblicazione dei contenuti. Ehm, al copywriting, alla, alla stampa, a preparare i contenuti per la stampa, a creare i collegamenti, quindi queste posizioni le, le abbiamo direttamente. Poi invece quello che, che ci manca, ad esempio, faccio un esempio, uh, non abbiamo ad esempio un videomaker fisso uh, che, la, che lavora con noi e ci affidiamo di solito a un altro collaboratore, quindi qui è la risposta a, a quello che hai detto tu dell'esigenza, se abbiamo un'esigenza di un cliente che non riesce a creare il contenuto, perché noi non andiamo a crearlo direttamente, ma lo, come ben sai lo rielaboriamo da quello che viene scattato dal videomaker o dal fotografo, diciamo. Certo. Eh, chi l'azienda o il personaggio o l'artista la, che non riesce ad avere il suo contenuto a crearlo, noi allora andiamo a fornirgli il servizio in cui troviamo noi il videomaker o il fotografo e andiamo a, a creare anche il contenuto. Quindi eh, sia l'una sia l'altra, sia, sia abbiamo direttamente noi eh, le principali figure, sia andiamo a a collaborare, noi siamo apertissimi a qualsiasi tipo di collaborazione abbiamo una me una, la mente proprio aperta è uno dei nostri motti e, e quindi per necessità andiamo anche a collaborare con chi, con chi, con chi vuole, vuole interfacciarsi con noi Senti come qual è la, 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 la richiesta più particolare che vi è giunta ne, negli ultimi tempi, non so io immagino che ci siano le solite cose dove uno parte da zero e quindi devi Cercare di trovare un compromesso, no? anche sul discorso delle, delle, eh, così, delle, delle, dei follower su, sui social, cioè come, sì. come viene organizzata e gestita questa cosa, come viene. Io capisco da, da cliente a cliente tutto cambia, no? perché ci sono esigenze diverse, capricci diversi, budget diversi. Però io immagino che poi alla fine una specie di media l'avete trovata. Cioè, qual è la un po' la richiesta ricorrente e, e come un po' viene gestita? Allora, la richiesta ricorrente è quella di aumentare aumentare i follower, cioè, questa è una cosa che uh, tutti chiedono, chiunque chiede, eh, però appunto va, un, va al discorso di prima della magari... Um, che magari dell'inesperienza, magari di, del richiedente che chiede di uh, aumentare i follower e qui si va proprio ad aprire un, 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 un filone incredibile uh, dove uh, appunto della spiegazione dei follower. Ma uh, i follower dovrebbero, dovrebbero essere persone che ti seguono, dunque tuoi affiliati, tuoi fans. Chiamiamoli così, e avere eh, i fans è una conseguenza dell'avere un contenuto di qualità. Quindi io faccio sempre questa spiegazione, quindi la cosa che di più mi richiedono è proprio questa, e la cosa che dico più spesso è sempre questa, da anni, da anni, da anni, non ti devi concentrare sul numero di follower, perché ci sono migliaia di modi, migliaia di cose per aumentarli, ma, cioè, devi concentrarti sul cosa ti contraddistingue, cosa fa di te diverso dagli altri, dagli altri competitor. Senza andare a ricercare particolarità strane, basta che ti siedi, guardi cosa sai fare, guardi dentro te e sicuramente trovi una particolarità, perché la particolarità che tutti cercano, voglio essere diverso, voglio essere diverso, è già dentro di noi, cioè ognuno di noi è già diverso dall'altro. Quindi basta solo comunicarlo e eh, comunicando nel migliore dei modi, quindi creando un contenuto pubblicabile di qualità. La conseguenza è l'aumento dei follower assolutamente, o la vendita, o nel, caso, nel caso di un'azienda. Quindi, eh, la cosa più particolare, è appunto, è questa: che eh, un, una, una persona, insomma, eh, mi ha chiesto un incremento smodato di, di, di follower eh, entro un mese. Mi ha chiesto eh, 3 milioni se riuscivo a portare 3 milioni di follower nel suo, nel suo, nel suo canale, e allora lì si va a parlare esclusivamente di, di budget perché c'è bisogno di una grande pubblicità, però qualsiasi numero, qualsiasi cosa è arrivabile. Queste sono le cose certo. un po' particolari. Eccoli. Certo. Senti, il, il discorso legato a eh, quello che tu dici di un po' di... Passami il termine, un po' di eh, sincerità, no? di onestà intellettuale su quello che si è, no? perché poi alla fine... Eh, mi viene in mente, per esempio, la Ferragni, eh, tutti che le, le vanno contro, però è stata forse una delle prime a credere in un blog, eh, sì. a, a crederci, a investirci. Poi, al di là di, di quello che uno possa avere come risorse, eh, quello eh, non è che puoi condannare nessuno, non è così democratica la vita, no? Però effettivamente la Ferragni è, è, un, è una risposta. Eh, a volte, però, si vuole potenziare a, e alzare l'asticella. Quindi, si esce da, da quella che è la propria nicchia e ci si rivolge a un pubblico molto più mainstream, molto più popolare. Eh, sì. Questa cosa qua vi mette in difficoltà? È un passaggio che chiedono tutti? Oppure molti invece sono coscienti della propria nicchia e pa piano piano, passo per passo, eh, riescono ad alzare le le lentamente l'asticella per arrivare a dei grandi risultati? Come funziona questa cosa? Allora, eh, non è assolutamente una, una difficoltà, anzi è una delle caratteristiche principali eh, che cerco di far avere ad un profilo di un, un influencer o di un musicista. Eh, perché proprio come hai detto tu, eh, magari un artista, un personaggio che vuole diciamo, eh, esporsi su, sui social media, magari è attribuita a una nicchia. Facciamo l'esempio di un musicista, che è la stragrande maggioranza delle persone, delle, delle persone che seguiamo sono artisti eh, diciamo la musica è una nicchia ok cioè non, non è detto che interessi a tutti ok quindi la cosa che, che sì. sempre cerco di, di far comunicare è trovare qualcosa all'interno del tuo percorso artistico che si sleghi dalla nicchia musicale e ti permetta di arrivare al, al pubblico mainstream proprio come hai detto tu cioè alla stragrande maggioranza perché non è detto che eh, mia mamma, mia nonna, gli piace, seguono la, la musica. Ma magari trovi quell'elemento, quell'elemento ricorrente eh, a, fuori dalla nicchia che magari va nel pubblico mainstream. Magari la Ferragni, come per citare il tuo esempio, magari ha, ha fatto un blog magari che era relativo alla moda, e quindi magari era nella nicchia moda, non tutto interessa, eh, quindi una potenzialità magari eh, ridotta. Cioè. Magari in questo blog lei ha parlato della sua vita. La tua vita, quindi i, i cavoli tuoi, sono uno dei maggiori topic di interesse. Cioè, eh, la, sì. il, la vita personale di chiunque, di chiunque, non devi essere per forza VIP. La vita personale di chiunque è uno dei, dei maggiori eh, punti di interesse. Quindi lei probabilmente ha. Ha, ha cominciato con la moda, ma poi ha parlato di se stessa ed è arrivata a grande pubblico, che è l'esempio di quello che, che, che ti ho detto poco fa e che sempre cerco di, di, di comunicare e di far arrivare uh, tramite le pagine delle, delle personalità che, che gestiamo. Quindi è importantissimo uscire dalla propria nicchia se si vuole arrivare a un mercato uh, più grande, se invece uno vuole rimanere lì, allora non, diciamo, ha la vita più semplice. ecco. Però non c'entra eh, la parte del budget, che mi collego per, per chiudere, non è, non è fondamentale, cioè non è detto che se uno ha tanto budget arriva sicuramente e uno che non ne ha non può, non può partire. Non è, non è assolutamente. Certo, un grande budget ti dà la diciamo la, la tranquillità di poter coltivare quello che il momento magari è solo una passione e continuare a vivere serenamente. Eh, magari chi ha meno budget ha meno tempo di solito per coltivare eh, passioni, passioni esterne e quindi si fa, ha il lavoro diciamo, più duro in questo senso. Ma non è detto che il budget non, non, non determina se, se un progetto funziona o no tra l'altro la tua considerazione sul discorso di ehm, così, mostrare essere molto trasparenti sul, sulla vita personale mi fa venire in mente chiudendo il discorso della Ferragni con, con Fedez quindi della famiglia eh, i famosi Ferragnez è che loro effettivamente hanno capito probabilmente questo perché spiattellano qualsiasi contenuto che può essere da il personale al professionale cioè loro vanno da eh, il figlio da, dal post legato al figlio a tranquillamente a, al, al al termos a qualsiasi tipo di altro oggetto quindi ehm, è un po' una specie cioè siamo tutti proiettati dentro una specie di grande fratello trasparentissimo sempre acceso cioè è questa la, 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 la destinazione e soprattutto Secondo te è perenne, cambierà, si fermerà? Quali sono così i, i sentori, i trend per uh, il prossimo futuro? Allora, sicuramente un grande fratello eh, sempre acceso, l'esempio è, è perfetto, eh, diciamo che eh, a differenza del grande fratello non sei obbligato, quindi c'è eh, tantissime persone che eh, non sono social, chiamiamole diciamo così, eh, oppure non hanno interesse nel, nel, nel pubblicare, oppure non hanno un'attività, magari chi è ad esempio chi fa il lavoro magari da, da impiegato, magari non ha nessun interesse nel, nel pubblicizzare la sua azienda, eccetera, e quindi non gli interessa, ma tutta quella parte di persona a cui vuole, vuole esporsi o vuole dare risalto a quello che fa, eh, allora i social regalano una grandissima, grandissima opportunità, talmente grande che sembra appunto non avere la fine, sembra non avere la fine, quindi secondo me, almeno per il, il momento, non ci sarà, non sarà assolutamente una, una fine dei social, al massimo sarà un'evoluzione, magari cambieranno le piattaforme, non sarà più Instagram la, la principale piattaforma, ma sarà un'altra, magari quella più innovativa, quella che tra un po' uscirà, eccetera, ma sicuramente, come ti ho detto prima, e lo ribatto, la cosa più interessante sono, è la vita, la vita privata, la vita personale. Quindi, al massimo, secondo me, nell'evoluzione potrebbe essere che diventino ancora più privati, cioè i social entrino ancora di più nella vita eh, delle persone esponendole ancora di più. Quindi, secondo me, potrebbe essere così un'evoluzione futura, ecco. Certo, senti il discorso, io volevo affrontare con te, il discorso dello scouting, ma non della ricerca dell'artista, ma dell'artista al contrario, che ricerca società, aziende come la vostra. Cioè, come funziona? Perché io immagino che ci siano tante richieste di lavoro, tanti contatti, tante richieste di collaborazione con uh, Midnight Milano. Quindi, eh, voi non è che potete prendere tutto, quindi cercherete ovviamente di fare un certo tipo di filtro e di capire anche, tra, tra l'altro, le, le esigenze dei clienti. Ma se, questo te lo dico a livello di discografia, a volte a, accade che nella discografia arriva il figlio di papà con un fracco di soldi, con un disco pessimo, non riesce a fargli cambiare idea perché non riesce a, a fargli capire che il disco non è... Spendibile non è vendibile, e quindi si incaponisce, si intestardisce, dice: No, eh, questa è una hit, io sono ricco, non rompermi le palle, fai la promozione, moltissime aziende, moltissime agenzie, soprattutto all'estero, dicono no, cioè hanno un filtro Ienaro. Cioè loro dicono: questa cosa qua non è nelle nostre linee. Anche voi operate così oppure eh, riuscite a veicolare dei contenuti in una maniera più scaltra, alternativa, smart, eh, cioè facendo un po' di, di, così, di, di necessità virtù su, su un progetto, cioè nel senso capite che magari non è adatto in una cosa, ma lo prendete ugualmente e lo lavorate in una maniera diversa. Assolutamente sì, allora ci sono diversi casi nel senso uh, per, ris per rispondere alla, alla prima domanda, come ci si mette in contatto? Allora, tantissimi tantissimi ci scrivono, ci mandano uh, magari il loro profilo, cosa si può fare, eccetera. Uh, noi collaboriamo anche con tantissime eh, etichette uh, musicali, quindi possiamo mettere siamo, un po siamo noi l'agenzia filtro, magari tra l'artista e, e, e l'etichetta, quindi. Certo. Uh, portiamo, rompiamo diciamo quel, uh, quel, quel misterioso contatto inesistente dell'etichetta che non ti risponde e ti portiamo noi, uh, ovviamente ovviamente come appunto dicevi qui per la seconda domanda, non puoi costringere un'etichetta a pubblicarti, cioè tu puoi avere tutti i soldi del, del mondo ma se uh, le policy di, di, di un'etichetta uh, senza citarne alcune sono molto ferrate, tu puoi andare lì anche con la valigia piena, piena di soldi, ma eh, rovineresti l'immagine che si è creata in tutti questi anni l'azienda e andresti a svalutare. Cioè, se una, una, una major italiana tra le più quotate, va a pubblicare un disco eh, non a livello di genere, magari che è opinabile, ma a livello di qualità. Quindi quali qualitativamente basso certo. va a svalutare l'immagine eh, dell'etichetta. Quindi, questa è una cosa impossibile. Quindi metto la mano sul fuoco che se sto parlando sempre di etichette di un certo livello ovviamente l'etichetta magari un po' più piccola può cedere, dire faccio la marchetta e eh, ti pubblico e non mi interessa, però le etichette diciamo più, eh, più formate sicuramente non, non scendono a, a questi compromessi eh, magari se la, la cifra è cospicua ti cercano di reindirizzare, dirti guarda la, la rifacciamo eccetera, però sicuramente non scendono, non scendono a questi compromessi qua, eh, invece al contrario se mi, chiedi, mi hai chiesto se lavoriamo con tutti allora eh, diciamo che noi siamo come ti ho detto prima molto aperti eh, però siamo sempre sempre dalla parte del cliente quindi se il cliente eh, magari anche anche una dispo disponibilità finanziaria di budget mi chiede di fargli una cosa un tipo di promozione come rimaniamo sullo stesso esempio di promuovergli una traccia che eh, io ritengo scadente o che non funziona, ma non solo io, prima di pubblicarla magari faccio eh, come sempre un giro di mail come tu ben sai a INR, eccetera, e tutti dicono eh, questa traccia è da buttare, io sono dalla parte del cliente, magari eh, consiglio di risparmiare questi soldi. E, e reinvestirli in altro e quindi dico no non faccio questa promozione qui eh, ma non perché non la voglio fare io perché non, non, non te la consiglio ecco quindi andrebbe anche a me a svalutare il mio lavoro magari ti investo tanti soldi ma alla fine quella traccia non funziona tu mi dici che non te l'ho promossa bene invece la, la traccia magari eh, manca di qualità quindi preferisco dire, dire di no ecco questo è un lavoro che, tra l'altro, è un po' di placement, no? cioè di piazzamento di traccia, piazzamento anche di prodotto. Perché poi, alla fine, se uno piazza una traccia, un'etichetta discografica, potrebbe piazzare un artista in un, in un cortometraggio, cioè può fare tutto. Perché, se, se ha anche le attitudini per poter comunicare, vendere un, un qualcosa, poi lo fa. Eh, questo è uno dei tanti servizi che voi offrite? Allora, a livello cinematografico, quindi no, cioè non, non, non andiamo a piazzare l'artista in, in serie TV, eccetera. Questo no, invece a livello di etichette, assolutamente sì. Sia a livello di, di placement musicale, sia a livello di, di featuring, uh, abbiamo, abbiamo appunto questi contatti ed è un servizio che, un servizio che, che, che offriamo, ma ribadisco, uh, è un servizio, ovviamente concesso in base all'etichetta, perché come ripeto non puoi costringere un'etichetta a, a pubblicare qualsiasi, qualsiasi brano, ci sono anche tante altre agenzie che fanno, fanno il placement, ma non è, non è mai garantito, ecco, ovviamente. Certo, certo. Senti, io volevo concludere con te su, su quelli che possono essere un po' i progetti eh, futuri, perché immagino che voi abbiate nuovi clienti, nuove iniziative, eh, anche non solo a livello di pubblicità, di comunicazione eh, istituzionale per il cliente, ma anche vostra, cioè ad, al di là delle azioni che potete fare come quella di, di Tropea con Midense, però insomma cosa, cosa ci aspettiamo tutti da Midnight Milano per eh, i prossimi mesi? Allora, nei prossimi mesi noi abbiamo aperto una sezione dedicata eh, all'e-commerce, quindi che si distanzia, come ti avevo detto prima, appunto anche per noi uscire dalla nostra nicchia. Eh, Tutta dedicata all'e-commerce, quindi alla gestione alla creazione di e-commerce eh, digitali, quindi da, di shop digitali, eh, sia nella creazione e poi la vendita de, de, de diretta dello shop già pronto per l'uso, sia del della diciamo, rielaborazione di shop magari di, uh, di altre aziende che, che, che hanno. Quindi questo è un, è un, nuovo, diciamo, un nuovo servizio che, che andiamo a fare. Invece a livello musicale quello uh, che, che ci piacerebbe è aprire diciamo, uh, più mercati e ci stiamo lavorando come il mercato latino, il mercato asiatico, uh, dove avere delle collaborazioni fisse. Uh, per riuscire non solo a, a gestire gli artisti ma anche uh, per, per portarli all'estero e soprattutto nella parte di scouting come hai detto tu uh, è, molto, è molto importante nel senso e ci piacerebbe farlo, farlo ancora di più quindi dedicarci ancora di più a prendere de, de, magari degli artisti e cercare di, di posizionarli e, o addirittura portarli, portarli all'estero quindi questi sono i piani futuri ecco fantastico Michele, io ti ringrazio, ti ringrazio a, a nome anche di Duncan che oggi eh, non c'è, che è la mia spalla su Sindacato del Suono e ovviamente ti ringrazio anche da parte di tutti gli ascoltatori, col coloro che ci hanno seguito. Eh, ci assolutamente ci aggiornerai tu su quelli che appunto sono gli sviluppi di Midnight Milano eh, prossimamente e speriamo anche di, di fare un, un incontro e un, un qualcosa di costruttivo soprattutto. Eh, a Tropea perché eh, come si, si sa eh, insomma con, con le possibilità che ci sono oggi per fare i convegni e i congressi in generale insomma sarà anche un'occasione per conoscere anche tantissime altre persone grazie veramente tanto di essere stato con noi Sindacato del Suono grazie grazie a voi ragazzi, grazie Ricky eh, grazie a tutti quelli che, che ci hanno seguito grazie della, della possibilità e soprattutto ci vediamo al Middens Fantastico, grazie Michele Zanello. Ciao. Fantastico, grande Michele. A questo punto possiamo, eh, invece che dare il nome come al solito, perché noi a fine puntata diamo sempre il nome eh, del, dell'ospite di, di settimana prossima, questa eh, volta eh, diamo appuntamento al Midense perché il Midense sarà venerdì, sabato e domenica a Tropea e quindi eh, alle 18.30. Di eh, settimana prossima eh, ci collegheremo direttamente da, da Tropea, dalla Calabria, per fare una puntata speciale di Sindacato del Suono. Legata a tutti quelli che saranno gli ospiti eh, di eh, Midense. Eh, non vi svelo i nomi, ce ne sono anche di grossi, molto grossi. Eh, sarà un Midense abbastanza di territorio, ma un Midense anche abbastanza. Così strategico politico sarà molto interessante perché saranno delle figure istituzionali che insomma eh, creano anche un certo tipo di, di, di spessore anche di responsabilità per un evento simile. E a questo punto, ringrazio veramente tutti quanti quelli che ci hanno seguito. Uh, in questa puntata di uh, Sindacato del Suono e rinnoviamo appunto l'appuntamento che sarà sempre alle 18.30, sempre di venerdì, quindi venerdì prossimo, uh, con le solite piattaforme di Facebook, YouTube e Twitch uh, in diretta sempre e con uh, Duncan che finalmente tornerà, quindi si collegherà con noi e farà un uh, triangolo uh, completamente Legato e dedicato al meridione e allo sviluppo della musica, soprattutto la musica elettronica. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e buona serata.